Garden at Solvera. Thursday, August 4, 2016. So this is a small part of the garden, which is very important because it's the white flowers garden. So in every season, even in the middle of the winter, there is a white flower, which is in bloom. I'm impressed with this information. Mm-hmm. With the garden, you're actually achieving an equilibrium. Yeah. And which is very important because then we keep all the insects and all the birds. Everything happens here. All the insects are finding a perfect place to pass the winter, mm-hmm. because this is very warm during winter. Everything else is cold, it's freezing. But this is still full of life. We have turtles, frogs, and they can go through the winter with no problem just because they have this place to be saved. And those are lotus flowers. We have both nymphas and lotus flowers. He's taking datas. Datas of temperature, datas of the color of the leaves, the light intensity. I mean, everything which is good and which is bad for the growing. Quella quell'etichetta lì. If the wine has that label, right. It means that the wine was in botte for about 5 years. Circa 4 anni e mezzo, 6 anni. Average. Circa 5 anni in botte. Is that a winery decision? Le altre etichette invece hanno una durata di maturazione in botte inferiore, normalmente di 3 anni. The other labels have an inferior number of months in the botte, quindi il 92 al 2005? No, 2005 è il Pegaso che non c'è l'etichetta lì, il 2002, il 91, il 88, l'85, l'87 degli intistieti hanno avuto una maturazione in botte di oltre 3 anni, cioè inferiore. When a wine had one of these labels, the maturation in the botte has been for 3 years average. So it has a less maturation in oak. E i commercianti di tutti i tipi di attività, di ogni merceologia, di ogni prodotto, il concetto del commerciante è: compra al miglior prezzo, vendi immediatamente al miglior prezzo. Questa è la regola. So e perciò del prodotto non gli interessa proprio niente. In any kind of activity, not only wine, any kind of field, we speak about the merchant attitude is that of buying at the lowest price and selling immediately at the highest price. But dice certo, but the unfortunate thing is that it's not the producers educating the wine business, but it's just the merchants educating the wine business. La stupidità dei trasportatori. E il mio cardone serve anche per la stupidità dei trasportatori. Anche per altri 2 ce n'è. Vuoi avvelenare i tuoi amici? If you have good friends, do you want to poison them? No. E allora scusa, vuol dire che hai tanti nemici, hai tanti vini cattivi. È molto semplice la cosa. You have a lot of enemies. Who knew? Salutare sicura, no? Perché basta aprire una bottiglia di Soldera. Ma devi vedere gli amici. Perché il vino Soldera si beve con gli amici. Because of course Soldera is a wine that you should open with friends. Esatto. Mai da solo. Never alone. Oops.
Non è contento. Non è contento. Come no. Dire, l'ho fatto anche da solo. No, ma c'è più soddisfazione per lo cogliere. Sì, anche a me. You have more pleasure. Ma mai, yes. Ma mai si può bere un vino Soldera con i nemici. Ah. Sì. Perché altrimenti ti rovina anche te. Never to open a bottle of Soldera. Right, okay, well, I don't usually open fabulous wine with enemies. Ha detto, normalmente non apre vini favolosi con i nemici. No, ma, cioè, però, se lui aprisse, cioè, se ci fosse in questa comunione, che siamo in otto, qualcuno che è tuo nemico, non si potrebbe bere vino Soldera. If it would be some of us as an enemy for you, we should not open a Soldera bottle here at this table. Perché rovina because it would tutta la grandezza del vino. Perché è l'atmosfera, è la comunione che conta, è l'amicizia che conta. It's important to have the friendship of the people set at the table to condividere, to drink together. Well, I think we are very safe here at this table. I have my mother who celebrated her 86th birthday here in Tuscany earlier last month. I have my daughter who got married 2 weeks ago and then came to Tuscany to spend some time first with her husband and then with her family. And I have my very good friends here. So this is a perfect time to open very excellent back vintages. Ha detto questo è un tavolo molto sicuro. Perché c'è innanzitutto sua madre che ha festeggiato 86 anni in questo viaggio e quindi è molto sicuro. Poi c'è sua figlia che si è sposata 2 settimane fa. Non c'è il marito e questo è male. Questo è male. È venuta in Toscana per stare prima un po' con suo marito e poi con la sua famiglia, mentre il marito è tornato indietro. E poi dice ci sono dei suoi grandissimi amici e quindi questo è un tavolo assolutamente sicuro. Per aprire delle annate. Ma qui non ci sono. But unfortunately, we have no back vintages here. Ah, and Vincenzo Lombardi, his birthday, a big one, is tomorrow. Ah, a cosa ha aperto? Ha detto domani è il suo 50° compleanno. 55. Ah, 55. Che è l'istinto. Ma l'istinto non condizionato, noi sempre di più saremo e siamo condizionati dal nostro ragionamento. So it's the instinct which is not conditioned by other. Mentre invece i primitivi non sono condizionati. Primitives are always more genuine on what they're feeling, so they can instantly. Però noi ancora adesso, con degli apparecchi speciali, la riserva. Con degli apparecchi speciali che mettiamo con delle onde elettriche eccetera su cervello, siamo riusciti a capire che abbiamo ancora la possibilità per un miliardesimo di secondo di assorbire chiamiamole la sensazione primitiva, non condizionata dal cervello. There is a research now with one of the universities is working this, that they are studying the neurology of the feelings that food and good wine, good food can give you. Yes, okay. And they found out that there is a specific machine that allows them to understand that is this miliardesimo di secondo, which is 1 billion part of a second, that you have a primary feeling of a certain feeling, and which is just in that instant, which is real. And they have been calculating. Allora, è lì, in quella situazione, che tu puoi avere la memoria storica
e capire quello che ti piace e quello che non ti piace. And it's just by that moment that you can understand what you really like. Il resto invece è frutto di ragionamento. Everything e il ragionamento è condizionato da quello che hai letto, da quello che sai, da come vivi, da quello in quel momento, se senti caldo, se senti freddo, se hai voglia, non hai voglia, se stai bene, non stai bene. Tutto questo ti condiziona, ma la verità, la realtà è in quel miliardesimo di secondo che ti dà la realtà, ti dà la tua verità. So your reality is that just in that instant. Anything else is conditioned by how you feel, what you have been eating, what you have been drinking, how the day is, how the weather is, and all about your memory also. It's conditioned by anything else in your brain. Ciao Giacomino! Ciao! Ciao!